Bene, bene ragazzi, con fulmine a ciel sereno leggo la notizia, grazie a un mio amico che mi ha taggato, Mattia Falcone, di questo annuncio di Fallout 76, questo teaser, trailer, non so come possiamo chiamarlo, di un minuto e mezzo. Ebbene, mi trovo qui sul computer, non ho mai visto il trailer in questione, vediamo un po' che cosa ci troveremo davanti. Comunque si tratterà sicuramente, credo, di uno spin-off, non è Fallout 5, ragazzi, quindi purtroppo ancora è troppo presto. Magari sarà realizzato da uno studio esterno, un po' come è successo per Fallout New Vegas, dall'Obsidian. E vediamo un po' com'è questo trailer di 1 minuto e 34 dal nome Fallout 76. Io credo sia un vault, immagino, ma non riesco a immaginare da dove sia ambientato, in quale posto dell'America. Comunque, vediamo. Vabbè, please stand by. Come al solito, insomma, il simbolo tipico della Bethesda. Qua abbiamo già una radio, immagino. Ho un contatore Geyser, ma una radio. No. Quindi sono dentro un vault. When the fighting is stopped and the fallout is settled, you must rebuild. Sono dentro il vault. Ah, è proprio come un The Sims, praticamente. La vita di tutti i giorni, tu sei stato invitato. In Vault 76. Our future begins. Il futuro è inizio. Beh ragazzi, allora da questo piccolissimo trailer ho capito una cosa. Probabilmente, forse sarà, mo io la sparo grossa, il primo Fallout interamente ambientato in un vault. Io non so se mai usciremo fuori da questo vault 76 o se la maggior parte del tempo la passeremo qui dentro, però interessante, molto interessante. Aspetteremo, vediamo un po' che... Ho visto una data, se non erro, all'inizio alla radio, se sono stato attento. Infatti c'è scritto 27 ottobre 2102. E secondo me sarà la data d'uscita del videogioco, quindi uscirà probabilmente il 27 o il 21 ottobre, non si capisce. 27 ottobre. Che dire ragazzi, è stupendo, non vediamo l'ora di averlo e di giocarlo. Io amo Fallout, credetemi, alla follia, proprio lo amo da impazzire, sono cresciuto con i videogiochi della Bethesda. E niente, ragazzi, un saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!